Massimo Epifani, allenatore del Notaresco, seconda vittoria in campionato che vi permette il balzo in testa alla classifica. Non è stato facile sbloccarla, infatti intorno all'intervallo siete riusciti con il gol del vantaggio, poi nella ripresa avete preso il largo. Ma per quanto riguarda la classifica, adesso stare davanti conta poco. Era una partita difficile perché conosco bene questo campo, abbiamo fatto fatica per sbloccarla. Poi una volta che l'abbiamo sbloccata la partita era tutta in discesa e abbiamo portato a casa 3 punti importanti più per la testa che per altro, perché in questo inizio di campionato fare punti serve a lavorare e creare quell'autostima che servono ai ragazzi. Il vostro campionato è partito subito con un bel banco di prova, però c'è stata una grande risposta alla vittoria a Pineto e il pari interno con il Rieti. Cosa vi è mancato per la vittoria? Ma niente, venivamo da 2 partite di Coppa Italia con Catania e Pescara da 120 minuti, era la quarta partita in 10 giorni, ci siamo arrivati veramente con il fiato corto. È stata una partita difficile, ai ragazzi gli ho fatto i complimenti lo stesso, e credo che la cosa importante è non averla persa quella partita. Adesso settimana ci siamo riposati, siamo ripartiti, adesso speriamo di fare bene fino alla fine. Però è stato un bel tour de force. Avete tanti giocatori con qualità differenti, una costante questo pomeriggio, appunto Marchionni, pericoloso quasi sempre sulla sua catena di competenza. Abbiamo diversi giocatori che hanno grandi giocate singole, ma a me interessa la squadra e dobbiamo ragionare sempre da squadra, sapendo di avere giocatori che possono risolvere da un momento all'altro le partite, però dobbiamo costruire ancora tutto il castello per cercare di arrivare fino in fondo e lottare per qualcosa di importante. Secondo tempo, diverse sostituzioni. Le chiedo se l'ho fatto per dare spazio a magari chi ne ha avuto poco oppure perché era necessario per far ruotare qualcosa. No, no, l'ho fatto anche perché per il gruppo ci sono 5 sostituzioni, le ho dovute fare tutte perché voglio tenere sulla corda tutti, si allenano sempre bene e quindi meritano di giocare, quindi quando c'è la possibilità di fare i cambi io li faccio.